Uè, chi t'è morto? Ecco, adesso ci troviamo nella preparazione del piatto da parte dello chef Vincenzo Leone, per gli amici detto Cecio. Adesso, come ha visto la telecamera, pur essendo lui un operatore cinematografico, se n'è andato nel panico. No, no. Perché l'effetto telecamera rimane comunque effetto telecamera. Ecco, già comincia a fare la prima attrice. No? Comincia a fare la prima attrice, vuole il pulmino, vuole il coso, vuole il grembiulino, vuole il trucco, tamponategli la fronte che sta sudata come il fio della mignotta, insomma, trucco. Questo è Vincenzo, e qui siamo nella parte preliminare della preparazione del guanciale. In questo momento, ecco, la tamponatrice, anzi il tamponatore è arrivato. Lo sta asciugando, ecco, ecco, preciso, perfetto. Jean le truccatore. Quella padella, giusto? Ecco, ora sai che dalla padella, eccola qua. E l'aglio. E l'aglio. Adesso Vincenzo si riconsola con l'aglio, abbiamo comprato quello fresco. Un attimo soltanto, Cecio sposta. Una padella per sbattersi le uova dentro? Sì. Adesso Vincenzo ci sbatte con le uova, a quell'età solo le uova può sbattere, perché altre cose ormai sono superate. Quelle sono state sbattute. Quelle sono state già sbattute, la frusta, Cecio ponda, ecco. Allora, adesso vedi le patate, la patata che non c'entra niente col piatto che sta preparando. L'aglio è stato pulito. Sì, l'aglio glielo diamo pulito. Le uova fresche appena cacate da gallina, l'odore una merdosità incredibile, no, una merdosità, senti l'odore? Sì, ecco, una merdosità gallinara veramente propedeutica al piatto. Sì. Gualtiero Marchesi ha dato la sua approvazione. Gualtiero Marchesi che sta facendo i fagiolini, li sta sculettando, le fagiolin. Gualtierino Giovannino Marchesi. Mia moglie mi ha detto come scapocchiamo. La moglie gli ha insegnato come si scapocchiano. Si scapocchia. Un altro guasta mestiere è arrivato a casa mia. Io queste cose non le faccio, questi le fanno. Poi e me guasta nel mestiere di mortacce. Oh, nel frattempo proseguiamo con la carbonella. E nel suo posto lontano dal cibo lontano, e sotto Rosaria, ecco sì le uova sono freschissime, ecco, perfette. Probabilmente servirà il terzo uovo a mio parere, però adesso sentiamo lo chef Leoni. Aglio agli ordini. Uso questa, usa la coppetta. Ecco, vedi, ecco, una tecnica di rottura di uovo. Questa qui fa parte della trasmissione L'ora del cuoco? No, questo è Benedetta Parodia. Questa è Benedetta Parodia, questa. Parodia, questa è una Benedetta Parodia. Benedetta Parodia. Voilà. Le Jeux sont faits. Signora Longar, io sto facendo l'operatore cinematografico, non mi tolga qui perché faccio zoom, faccio tutto. Ecco qua, va il frustino, bello Vincenzo, come usi tu il frustino? Guarda come accarezza le uova, un bijou. Che non devono essere strapazzate. Sì. Non deve essere strapazzato. Sì, no, deve essere agitato. Agitato. La grazia, ma l'impugnatura, notate l'impugnatura della frusta, tipicamente da metro quello che si usa, sì, da metro con le Amazzoni, sì, un torturatore nato, una persona abituata al bondage, utilizza le tecniche del bondage nella cucina. Un porno chef. Bello, un porno chef. Un porno chef, veramente bella questa cosa qui. L'agitiamo ancora. Vai. Ecco, quanti minuti si agita?
perché io mi sarei deve agitato fare un po' di schiumetta. Oh, deve fare la schiumetta sopra, vedi questa, la schiumetta, vedi? Quella, ecco, vedi la schiumetta. Poi adesso, ecco, mi serve un po' di sale, adesso un po' di sale parmigiano. E le parmigiane e poi le pecorine apprese. No, le pecorine si le pecorine apprese per ultimo, ultimo. Allora, le sale fin, le sale fin, ultimo, le sale fin, che ho copiato io. Perché tu il pecorino non ti piace? Il parmigiano lo devo mettere qui, Gio. Metti, ce lo metti, io lo mangerò lo stesso, mi sacrificherò. Giovanni, però, il pecorino se ce lo metti... Lo mettiamo dopo, perché è dopo spolverato sopra il pecorino. Guarda, prese dal contadino, tenta, è riuscito, prendi la carta. Queste sono le fragole prese dal contadino, che mi ricordano la famosa fragoletta sul naso fatta a Vincenzo. Le ho prese in suo onore, in suo ricordo. Eccola, questa era la fragoletta Trase S Trase. Guarda il segreto della liquidità, però. Evi? Qual è il segreto della liquidità? E mo dopo te lo dico. Vai, vai. Cazzo, vai. Vito. Il mio braccio aperto. Ma tu che ci hai messo? Tuorlo e albume? Due li ho fatti. Al con complet- l'albume? Sì, e uno l'ho tolto. Poi lo rimetti sul fuoco, ma non gli fai prendere tanto fuoco, capito? Che dici? Con questa piano piano si tira. Allora, questa è la pasta. Poi, alla frittata. Nell'uovo ci devi mettere quel poco d'acqua, perché l'acqua lo allarga l'uovo e non lo fa diventare ricciarello. Quando la carina soffre di meno. Io pensavo che i ricciarelli erano quelli là di Siena. Visto, se no, via come viene. Come viene? Ah, sì. Tipo, come si chiama, la stracciatella. La stracciatella. Che schifo la stracciatella. Ma... Stracciatella, tu mi hai provocato. No, dopo, quando... Stracciatella. Rosaria, tu che dici? Ha fatto qualcosa? Vieni, guarda come si amalga, ma guarda, guarda, guarda come si amalga, ma guarda. Non si era presa. Lo vedi? Ok, siamo pronti. La cosa? I piatti ci sono? Sì, noi andiamo in veranda, eh? Da, prendo io. Arrivo sì. Lì c'è un sottopiatto per le cose calde? Sottopiatto? Ciuccio, sino tremù.